Il Veneto profondamente ferito dalla recente alluvione, anche l'Europa in soccorso di questa regione. Sentiamo Angelo Pangrazio. Il vicepresidente della Commissione europea ha incontrato gli amministratori della regione e dei territori colpiti dall'alluvione del 1 novembre. Antonio Tajani ha attivato le procedure per accedere alle risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Il fondo prevede che sia risarcito, dopo l'approvazione naturalmente della documentazione che dovrà partire dall'Italia, il 2,5% del danno subito. Se venisse confermata la stima di 1 miliardo di euro di danni, da Bruxelles arriverebbero 25 milioni di euro che si aggiungerebbero ai 300 finanziati dal governo, ma altri fondi europei potrebbero essere attinti dal programma operativo regionale 2007-2013, spiega il presidente del Veneto Luca Zaia. Anche qui sul fronte dei fondi regionali, quindi dei fondi strutturali, potremmo pensare a una rimodulazione, a quello che stiamo vedendo in queste ore, fatti salvi gli impegni che già abbiamo preso con gli imprenditori e con i cittadini. Mettendo insieme i milioni stanziati dal governo e quelli in arrivo dall'Europa, in Veneto arriveranno quasi 450 milioni, ma ne serviranno altrettanti per riparare i danni della disastrosa alluvione.